Buonasera, benvenuti al sesto incontro del ciclo dedicato al compositore ceco Vítězslav Novák 1870-1949. Un ciclo che vuole ricordare questo sconosciuto compositore, appunto in Italia non si esegue mai, per via del 70° anniversario della sua morte. Avevamo lasciato Novák nel 1910, dopo aver ottenuto l'ultimo grande successo della sua carriera, con la fantasia marittima La Tempesta. Ebbene, nell'anno successivo Novák rispose un po' alla sfida di alcuni che dissero: sarà capace Novák di superare ancora una volta se stesso? Ecco allora che il compositore trovò l'ispirazione per un altro lavoro impegnativo, che chiamò Pan, dal dio Pan, un poema sinfonico scritto prima per pianoforte e subito orchestrato, che prese il numero di opera 43. Mentre La Tempesta risultò una perfetta sintesi della sua attività di compositore, Pan doveva diventare una specie di risveglio sintetico che potesse abbracciare tutta la sua vita, una confessione suprema di valori che avevano determinato in modo positivo e conciliante l'orientamento della sua attività. Pan è diviso in 5 parti o 5 movimenti, per una durata complessiva che si aggira intorno ai 55 minuti. Primo, innanzitutto, c'è il prologo, poi la seconda parte Hori, cioè montagne, la terza More, il mare, la quarta è Les, foresta, e la quinta è Scena, donna. Come abbiamo detto, Pan rappresenta la chiave di tutte le vocazioni precedenti di Novák, tanto che sembra il risvolto della sua tendenza panteistica ed è il riflesso per il suo grande amore per la natura. Il tema centrale unico di questo vasto ciclo, così ricco di idee, è tuttavia costituito da un motivo di 5 note, piuttosto astratte in apparenza, ma che offre in realtà infinite possibilità per la sua fantasia, e questa fantasia viene utilizzata all'interno dei movimenti dell'opera, viene modellata e praticamente, ancora una volta, Novák dimostra tutta la sua abilità artigianale. Insomma, è l'arte sovrana della variazione monotematica che celebra un trionfo reale. Abbiamo detto che si apre questo brano, questa composizione, con il prologo, largo, poco più mosso, ma molto tranquillo. Un'evocazione dello spirito degli antichi dei, delicatamente evocato con un uso narrativo dell'orchestra, nella quale l'ottavino e poi il flauto suggeriscono il suono dei pastori, diciamo un po' come faceva Debussy. Ascoltiamo quindi l'inizio di questo poema sinfonico, naturalmente nella sua versione orchestrale. Thank you.
Ecco, abbiamo appena sentito un motivo che poi in qualche modo verrà utilizzato più avanti da Novak, circa diciamo 25 anni dopo, nella sua suite Sud Boema. Non so se riesco a farlo risentire, vediamo. Quindi possiamo dire che Novak ci dà proprio un'immersione nel mondo naturalistico e un mondo naturalistico che comunque dà un'idea un po' pagana della natura. Passiamo adesso al secondo movimento che si intitola Montagne ed è un quasi andante. Allora, qui la musica porta a una più grande maestosità. E sentiamo subito comunque l'inizio.
Ecco, la cosa proprio caratteristica di Novak è questo forte lirismo e questo modo di far cantare gli archi e soprattutto i violini, che lo contraddistingue da tutti gli altri compositori della sua patria, e ne fa di lui un compositore che sorpassa quindi i confini prettamente nazionali. Lo inserisce anche in questo brano nel panorama della Mitteleuropa e, guarda caso, siamo nel 1911, quindi ancora una volta una testimonianza di una musica Jugendstil. E questo è molto importante perché Novak è un compositore che degnamente può essere inserito insieme agli altri compositori austro-tedeschi, per esempio, di quel periodo. Andiamo avanti ancora un pochino in questo secondo brano, che dura poco più di 9 minuti. Una testimonianza dello stile Jugendstil è la forma ad arco. Infatti adesso il brano termina praticamente come era iniziato. Bene, il terzo movimento, Mare, è segnato con originalità con un allegro spumante, e la musica si è adatta benissimo al significato naturalistico di questa attribuzione. Romantico naturalmente è ancora tutto il ribollire della forza evocatrice del mare espressa nell'orchestrazione di Novak, che comunque ricordiamo sempre utilizza il materiale tematico iniziale. Interessante l'armatura in chiave. Si inizia con 6 diesis, poi si passa a 1 diesis, 0 diesis, ancora 6 diesis, 1 diesis, 5 diesis e alla fine 6 diesis, confermando quindi la maggior parte del brano nella tonalità di fa diesis maggiore. Ascoltiamo allora gran parte di questo terzo brano del poema sinfonico Pan. Ecco, mi sono dimenticato di dire, ma
ma l'abbiamo sentito proprio adesso all'inizio, che ancora una volta Novak utilizza note della scala esatonale. Lo aveva fatto anche, vi ricordate, in Toman e la Fata del Bosco, proprio all'inizio della composizione, e lo fa anche qui all'inizio di Mare, terzo brano del poema sinfonico Pan. Riascoltiamolo ancora dall'inizio. Facciamo anche qui un salto in avanti. Questo brano dura poco più di 10 minuti e adesso ascoltiamo gli ultimi 4 minuti.
che spunta una piccola variante del tema principale. Quindi un finale molto festoso. Questo è il brano più gioioso di tutto il poema sinfonico. Non per niente è stato messo come punto centrale della composizione, che ricorda in 5 movimenti. Passiamo adesso al quarto movimento, Les, che è un largo poco più mosso ma molto tranquillo, e inizia presentando la calma della foresta, richiamando le prime battute del prologo. Questo brano quindi è raffigura una situazione quasi di ritorno alle origini ancestrali, perché si ritorna nella foresta. La cosa interessante è che Novak poi finirà il brano con un accordo dissonante, molto dolce comunque, formato praticamente dall'intersezione di due accordi perfetti, Fa maggiore e Do maggiore. Infatti le note sono Fa, La, Do, e fin qui ci sarebbe il Fa maggiore, e poi Do, Mi, Sol, che costituisce il Do maggiore. Ascoltiamo anche qui buona parte di questo quarto brano, La foresta, che dura circa 11 minuti e mezzo. Mi fermo perché proprio nel ricordare il motivo iniziale, questo quarto brano presenta lo stesso intervallo. C'è un tritono all'inizio proprio della musica, ve lo faccio sentire, cosa che prima invece non avevo fatto notare. Attenzione. Ripeto. Riascoltiamo. Come avete potuto notare, questo tritono non è poi minaccioso, cioè nel senso che scompare, non ritorna più all'interno del diciamo motivo motto. Strano che Novak abbia voluto
inserirlo una volta sola all'inizio per poi dopo farlo sparire. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo dei passaggi che indubbiamente ricordano il mormorio della foresta di Wagner, presente nel Siegfried, nell'opera Siegfried. È un tipo di accompagnamento che si avvale di un passaggio che può appartenere sia a una scala tonale che a una scala modale. Vediamo se riesco a farvelo sentire ancora. È un po' difficile, vediamo. Allora. Ecco. Questo. Io trovo qui che Novak abbia voluto fare non proprio una citazione, ma un omaggio al significato proprio simbolico di questo passaggio realizzato soprattutto con i fiati. Un omaggio a Wagner, perché chi meglio di lui è riuscito a descrivere la meraviglia dell'orchestra, la meraviglia, scusate, della foresta, a vista attraverso gli occhi di Siegfriedo. Ecco. Andiamo avanti adesso, facciamo un salto, andiamo verso la metà del brano. E che dire di questo delicatissimo accompagnamento del piano sopra la linea acuta dei violini
il motivo base praticamente, delizioso, è di una raffinatezza veramente squisita. Un altro elemento che richiama il mormorio della foresta di Wagner è proprio questo ondeggiare sempre dei legni, che ci dà l'idea del muoversi delle foglie, degli alberi. Ed ora sentiamo proprio il finale, gli ultimi momenti. E l'accordo su Fa, La, Do, Mi, Sol. Bene, siamo arrivati al quinto e ultimo movimento, Zena, che si scrive Zena, che vuol dire donna, agitato, impetuoso. È una specie di capriccio femminile che manifesta in qualche modo tutta la complessità un po' della figura femminile. E comunque poi diventa abbastanza piacevole, andando avanti nel discorso musicale come una specie di vorticosa tarantella, che è introdotta dai legni, ma porta anche momenti di tregua e ricordi nostalgici di ciò che è passato. Il movimento poi porta a un finale sereno e tranquillo di notevole unità tematica. Come d'altra parte lo erano stati anche gli altri quattro, Una sensuale evocazione della natura e tutto quanto si chiude in Mi maggiore. Allora, ascoltiamo adesso anche qui l'inizio di scena. Thank you.
Ecco, avete sentito un altro passaggio con accordi alterati che appartengono, cioè con note che appartengono alla scala esatonale. È inutile, Novak ha preso l'influsso di Debussy sotto questo aspetto, però dopo l'ha rielaborato a modo suo, però è presente, è molto significativo. Si possono bene identificare i passaggi in cui lui si avvale di questo impressionismo, diciamo. Ecco, adesso c'è un motivo gioioso, sentite. Che sarebbe un po' la tarantella che vi dicevo prima. Orchestrazione proprio scintillante, luminosa. Facciamo un salto più avanti, da notare che questo quinto e ultimo movimento è anche il più lungo fra i cinque, infatti dura in questa unica esecuzione che abbiamo 15 minuti e 15 secondi. Adesso andiamo verso il decimo minuto del brano. Thank you.
E il finale arriva, come ho detto, in Mi maggiore. Ecco, prima di proseguire col nostro discorso su Novak, volevo anche farvi sentire un pezzo dell'originale per pianoforte, esattamente una parte di quest'ultimo quinto movimento, versione pianistica. E adesso andiamo a vedere l'episodio, diciamo, della tarantella. Thank you.
eccetera, eccetera. Ecco, il pianista era Patrick Hemerle, e avete sentito anche come la parte pianistica in questo caso sia abbastanza impegnativa. Bene, allora, ricordo che l'unica registrazione sinfonica di Pan è stata pubblicata dalla Marco Polo Naxos nel 1991 con l'Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Zdeněk Bílek, un direttore d'orchestra nato nel 1923 e morto nel 2006 a 83 anni. Tra parentesi, Pan è anche l'opera più importante che Novak abbia consacrato al pianoforte concertato. Allora riepiloghiamo. Con la tempesta e con Pan, Novak divenne il più importante compositore cecoslovacco della sua epoca. I giovani compositori lo prendevano come esempio. Alcuni dei grandi contemporanei non esercitavano verso il 1920 un'influenza così grande come stava facendo lui sui giovani. Infatti chi c'era in questo 1910-11? Avevamo Josef Bohuslav Förster, nato nel 1859, che però viveva in una specie di strano isolamento a Vienna, dove si era stabilito nel 1903, perché la moglie, la soprano Berta Lauterova, cantava alla Hofoper, cioè al Teatro Imperiale, poi diventato Staatsoper. Leos Janáček, nato nel 1854, quindi era il più anziano, che quindi nel 1910 aveva 66 anni, scusate, 56 anni, era ancora soffocato dal clima stagnante di Brno, dove sempre di più la vita musicale era però orientata verso la musica di Novak. E solo nel 1916 Janáček conobbe un grande successo con la rappresentazione di Jenufa a Praga. Poi avevamo Josef Suk, nato nel 1874, quindi più giovane di 4 anni di Novak, che però doveva accontentarsi di un posto meno importante tra i compositori, anche a causa della sua intensa attività di concertista, perché lui faceva parte appunto del quartetto che girava il mondo, il quartetto ceco. Quindi ecco che poteva anche emergere Otakar Ostrichl, nato nel 1879, però nel 1910-11 era ancora poco conosciuto, perché la sua affermazione sarebbe avvenuta soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale. Insomma, Novak era il capo incontestato della musica ceca. Colmo di onori, su di lui incombevano un gran numero di importanti funzioni. Inoltre, nel 1912 si sposò con una delle sue prime allieve, Maria Praskova, originaria di Skutek, e nel 1914 ebbe un figlio che chiamò Jaroslav, il quale fece poi il pittore. Dopo parecchi anni, quindi, di inquieta vita da scapolo, Novak trovava un focolare calmo e sicuro e la sua sposa agì su di lui ammirevolmente, accudendo le preoccupazioni quotidiane e diventando più tardi la sua ispiratrice e collaboratrice. Dopo il 1914, però, le sue nuove opere non furono più accolte con lo stesso favore di un tempo. I primi avvisagli, però, di un leggero declino si ebbero già nel 13, allorché Novak decise di comporre una ballata che già Dvořák aveva musicato. Si tratta della Sposa dello Spettro. Ebbene, Novak compone questa Sposa dello Spettro per soli, coro e orchestra, opera 48, su versi del famoso poeta Karel Jaromír Erben.
dura circa un'ora questa ballata. E appunto in una certa misura fu concepita come una controparte allo stesso brano di Antonin Dvořák, che lo aveva composto nel 1884. Novák fece di questa ballata di Erben un'opera molto individuale, sottolineando soprattutto i momenti un po' misteriosi e optando per la forma di una cantata sinfonica analoga a quella della Tempesta. Ma ahimè non raggiunse mai il valore della Tempesta. Novák si lasciò prendere troppo da certi dettagli, orientandosi smisuratamente verso la descrizione del testo in prosa. Ci sono molte ripetizioni, molte lungaggini. Ne risulta un lavoro che non può essere annoverato tra i suoi brani di alto livello artistico. Diamo un esempio comunque breve di questa Sposa dello Spettro di Novák. C'è comunque un motivo che poi venne usato successivamente da Novák nella sua suite Sud Boema, esattamente nell'episodio intitolato Marcia dei Taboriti. Allora, vediamo se lo trovo. Ecco qui, musica appunto misteriosa, si diceva. E quindi anche un po' dissonante. Andiamo avanti. Thank you.
Eccetera eccetera. Questa ballata terminerà dolcemente e in pianissimo nella tonalità di re maggiore. Bene, per oggi 27 ottobre 2019 io ho concluso anche questo sesto incontro dedicato alla vita e alle opere del compositore Vítězslav Novák. La prossima volta tratterò il periodo che va dal 1914 al 1934. Grazie per avermi seguito e arrivederci a presto.